Buonasera, siamo con l'allenatore Danilo Fanello al termine di questo match del San Biase. Largamente vinto possiamo dire, ma se mi posso permettere è stata una sconfitta per entrambi? Possiamo dire così? Sì, sì, hai detto bene. Una sconfitta per entrambi perché quello che è successo a fine primo tempo non ha a che fare sicuramente con il mondo dello sport e nello specifico nella partita di calcio. È successo quello che di preciso non lo sappiamo, però comunque una cianfrusaglia là in mezzo che non rispecchia i veri valori dello sport, perché parliamo di altro quando si parla di una partita di calcio e sicuramente ci dobbiamo allontanare da questi episodi che condizionano poi quello che è una reale partita di calcio. Il primo tempo avevamo visto un bel San Biase, aveva dominato, diciamo, no? A grandi linee. Sì, sì, eravamo in vantaggio 2-1, comunque avevamo la partita, come dicevi tu, stavamo giocando meglio, avevamo creato altre occasioni pure per fare gol. E poi il secondo tempo, dopo le espulsioni dettate dagli episodi successi fino al primo tempo, diciamo la partita è stata poi in discesa per il San Biase, anche se c'è da dare merito alla squadra avversaria che, nonostante si trovasse in una doppia inferiorità numerica, si vede che è guidata da un grande allenatore, perché riuscivano a coprire, nonostante fossero solo in 9 uomini, a coprire tutti gli spazi. Sì, sono chiuse, hanno messo il basso davanti al... Non potevano fare altrimenti, anzi sono stati molto bravi a tenere per molto tempo. E sì, gli va dato atto questo. Per 35 minuti hanno... Adesso questo non lo so di preciso, però comunque gli va dato atto. Bene, in questo momento è difficile anche parlare di altro, no? Perché siamo tutti provati, quindi... È difficile parlare di altro perché, come abbiamo visto adesso, è finito tutto con baci e abbracci. E sono delle situazioni che, siccome si possono evitare dall'inizio, diciamo che dovremmo puntare ad evitarle. Perché poi alla fine non è successo nulla, ma... tante di quelle parole che si potrebbero evitare. È stato un brutto spettacolo per i numerosi tifosi che sono accorsi oggi. E di questo è la cosa che più ci deve dispiacere, perché questo non fa parte del mondo dello sport. Grazie, il mister è provato e lo ringraziamo per questa intervista. Grazie a te. Grazie ancora. Grazie a te.